Buon pomeriggio a tutte e ben trovate e ben trovati, perché abbiamo anche un pubblico maschile, al nostro appuntamento ormai consueto delle nostre ricettine. Allora, come sempre diamo tempo a qualcuno di collegarsi, così che non possa perdere la nostra ricetta sin dall'inizio. Allora, spero che vi stiate preparando per le feste di Pasqua e soprattutto per le preparazioni. Oggi volevo fare una ricetta veloce perché di sprechi alimentari non se ne fanno in questo periodo. Quindi io volevo anche farvi capire come si può fare per avere una colazione tutti i giorni in casa. Oltre che ai cornetti che abbiamo fatti, che magari quelli richiedono un pochino più di tempo, abbiamo l'opportunità invece di fare gli imbiscotti da inzuppo. Considerate che questa è una ricetta che nasce proprio dalla Cookie Tube in questo periodo, che si chiama proprio A Casa con Bimbi, quindi degli impasti che ci servono proprio per far sì che la nostra giornata possa essere sfruttata al meglio e soprattutto per non uscire ogni volta andare a comprare un alimento, ok? Quindi possiamo farci i biscottini fatti in casa, quindi vengono proprio denominati, per chi vuole ricercare questa ricetta, si chiamano biscotti da inzuppo. Iniziamo subito nel prepararli. Allora, che vi dico sempre? Che ogni volta che facciamo una ricetta, la prima cosa che si fa, ovviamente, che quando riguarda le cotture che siano dolci da forno, di preriscaldare. Questa è una modalità che ci prevede a 160 gradi con modalità statica, ok? Quindi ci prepariamo ad accendere il forno. Poi che ci dice di foderare una bella teglia, questa, da carta da forno e ce la teniamo da parte, ok? Adesso, preparato tutto questo, e andiamo nel vivo della ricetta. Quindi andiamo a mettere all'interno del nostro boccale 250 grammi di farina. Ah, io adesso la faccio da 250 grammi, e considerate che però potete assolutamente aumentare la dose senza nessun problema, ok? Quindi adesso noi ci atteniamo a questa qua, anche perché abbiamo tantissimi dolci di Pasqua, quindi io questi adesso li andrò poi a chiudere in una bella latta o una bella biscottiera di vetro a vite, così mi si conservano nel tempo. 100 grammi di zucchero, anche qua se non volete mettere il zucchero semolato, liberi di metterci uno zucchero di canna o la stevia per chi ha dei problemi particolari. O anche non mettercelo, quantomeno non mettercene 100, ok? Quindi anche le ricette per quanto riguarda gli zuccheri si possono assolutamente personalizzare. Andiamo avanti. Ovviamente qua burro. Se volete non mettere burro, potete mettere l'olio. Ok, qui ce ne diede 80 grammi. Perfetto, ce l'ho un altro pezzetto di burro volendo, ma ci è bastato. Si va avanti e mettiamo all'interno un uovo. Che facciamo solitamente? Lo controlliamo. Quindi anche adesso ci atteniamo alle nostre regole. Ok. Quindi lo guardiamo, lo controlliamo, è tutto a posto e lo mettiamo giù. Dopo si va avanti e ci mettiamo all'interno un cucchiaino di vaniglia in polvere. Io in questo momento adesso non ce l'ho, vi dico la verità, e vado soltanto a mettere i miei 5 grammi di lievito di birra. Oppela, scusatemi, lievito per dolci. Ho fatto troppe pizze di Pasqua. Ok, allora andiamo a metterci questi 5 grammi. Considerate che una bustina comunque ne sono 8, ok? E poi si vanno velocemente a ruotare la manopola fino a velocità 5 per 30 secondi. Ok, io adesso sto facendo la ricetta classica, però voi sapete che a me piace tantissimo sperimentare e quindi adesso lo voglio fare anche con voi. Che cosa faccio con voi? La metà di questo impasto la trasformerò un pochino al cioccolato, ok? Aspettiamo che si finisca. Ok, ci siamo. Ok, ci dice di togliere l'impasto dal boccale
e compattarlo. Vediamo, forse l'uovo non era proprio da 60, quindi ad aggiungerlo, vedete, è troppo, sembra quasi, per chi ha visto la mia pastina, aspettate che ve lo faccio vedere da qua, per chi ha visto la pastina fatta in casa nel mio canale YouTube, è troppo, non è molto, come si dice, l'uovo non mi ha amalgamato bene, quindi si fa, questa è la bellezza di Bimby, si può riprendere, come? Andando indietro e magari aggiungere un pochino di chiara d'uovo, ok? Vedete quando vi dico? Non le buttate perché ci possono sempre tornare utili. E questo è uno del ritorno utile, ok? Quindi adesso mi è arrivato in velocità, sono tornata indietro. Ho 30 secondi velocità 5, vado in velocità 5 e vado ad inserire dal foro un pochino di questa chiara. Ok, secondo me l'impasto adesso ha una consistenza diversa, pronta per avere la possibilità di essere steso a prova d'arte. Ci siamo, eh? Perfetto, adesso sì che mi piace. Quindi non cestinate mai l'albume quando vi viene non richiesto da una ricetta. Adesso sposto il Bimby perché andiamo a posizionare il nostro, la nostra frolla, ok? Quindi la metà, come vi ho detto, adesso la metto qua e un pochino me la tengo perché voglio metterci un po' di cacao, ok? Quindi anche un po' più. Ci siamo, eh? Adesso pochino pochino, possiamo anche pesare se vogliamo, qua ci metto un po' di cacao, pesiamolo, eh? Ce ne mettiamo circa magari 10 neanche grammi, altrimenti ci secca troppo la frolla, eh? Ok? Quindi adesso andiamo a rifare nuovamente il passaggio, magari non 30 secondi perché non ci servono, però andiamo a far prendere all'impasto della nostra frolla il cacao. Ok, ci siamo. Quindi ho fatto come al solito il mio fuori programma, perché il Bimby è proprio questo. Cioè, lui vi deve sì dare un'indicazione di quello che volete fare, ma voi siete le padrone, voi siete l'ultime a dare l'ultima ad avere la parola sulla ricetta, ok? Ok, guardate. Adesso prendo anche questo e me lo vado a trasferire giù. Posso fare qualsiasi forma in questo momento, attenermi a quello che mi richiede il Bimby, quindi fare a forma rettangolare, lunghe 4-5 cm, alte 1, quindi dare una forma rettangolare proprio da biscotto da inzuppo, oppure dare una forma che a noi ci piace, ok? Che potrebbe essere un bacio e abbraccio, sapete? Un biscottino quello fatto a forma, e in questo momento ci sta anche bene sotto tema perché comunque la voglia di abbracciarci c'è, magari però non possiamo, no? Ok? Quindi si vanno a stendere i due impasti, o se non l'avete fatto al cacao oppure l'avete fatto tutto al cacao, ne stendete solo uno, va bene? Adesso gli diamo un attimino un po' di farina e quindi adesso facciamo proprio così, guardate, voglio farvi vedere come si può con una semplice pasta frolla, darci delle idee su che cosa poterci fare. Se io vado ad accoppiarli entrambi, guardate, sto praticamente facendo un biscotto bicolore, guardate. Adesso si può o tagliare a forma di così con delle formine, oppure andare semplicemente con il coltello, quindi fare dei rettangoli come ho appena detto. Però l'idea che voglio darvi è questa, guardate che carina, vedete? Io praticamente ho creato, non so se riesco a farvi vedere dalla luce perché non ho una buona luce, mi rendo conto che forse qui siete un po', ecco, vi faccio vedere meglio, vedete? Praticamente ho creato un biscotto
che ha una frolla bicolore, ok? Questo lo posso fare ovviamente su tutte le forme che voglio. Adesso vi risistemo un secondo qua. Nel frattempo vi ricordate che avete la vostra teglia con la carta da forno e ve li sistemate. Altra cosa carina che possiamo fare è proprio con il coltello, magari ci andiamo a ritagliare. In questo momento adesso prendo questa parte qua e posso farmi una sorta di girella, ok? E poi la divido per metà. Vedete? Guardate che carino. Anche questo è una sorta di biscotto, sempre che vado. Non so se l'avete mai comprati, i biscotti già pronti così, eh? Ok? Quindi veramente possiamo dare spazio alla nostra fantasia, ok? Quindi, oppure dare proprio quello che ci aveva richiesto il bimbi, la forma rettangolare, quindi adesso ve la faccio vedere, una forma rettangolare circa alta 1 cm e larga un po' di più perché adesso poi lo andiamo a tagliare, eh? Quindi facciamo così, lo tagliamo, adesso l'abbiamo più o meno reso uguale come larghezza e poi si vanno a dividere in due parti. Questo è quello che ci richiedeva la ricetta, quindi di fare un biscotto da inzuppo. Vi deve un po' ricordare, dico così, un po' il savoiardo, quello che si fa solitamente per fare il tiramisù, ok? Quindi spazia la nostra fantasia perché io posso fare quello che voglio. Facciamo i baci a braccia adesso, ok? Quindi adesso vado a prendere la mia frolla bianca, quindi non al cioccolato, me la stendo. Guardate che l'impasto è molto 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 morbido, eh? Quindi potete ricavare dei piccoli lembi di pasta e creare la vostra dimensione ottimale. Quindi si fa così, si prende un altro pochettino di quest'altro impasto. Ovviamente si tagliano gli eccessi perché dopo comunque deve essere un biscotto, non deve essere una crostata, ok? Poi ovviamente dipende dalle bocche che ci sono dentro casa, eh? Ognuno fa la proporzione con i suoi inquilini, quindi ok, e vado a crearmi il mio biscotto bicolore, guardate, ok? Non so se vi vengono in mente altre cose, me le potete suggerire. Nel frattempo sto qui che vi faccio i biscottini oppure delle treccine, ok? Così sempre. Quindi queste poi le vado sempre a mettere sulla nostra teglia. Dopo ve le faccio vedere tutte, ok? Vado a mettere quest'altra. E poi ovviamente si va avanti, le treccine si possono fare così, guardate, aspettate che riprendo questa, forse necessitava un po' più di farina, ma poi la sentite voi la vostra consistenza sotto mano, eh? Andiamo proprio a fare le spighette, ok? E così. Questa è un'idea sempre di biscotto. Ovviamente, ripeto, siete voi a dare l'ultima in questa ricetta, perché potete lasciare ovviamente o la base bianca e quindi fare il classico biscotto oppure creare delle piccole formine a vostro piacimento. Ovviamente è che se posso anche, adesso voglio proprio esagerare, cercando di creare un biscotto che a casa mia mangiano tantissimo, che è per farvi capire tipo quello del mulino bianco, via, insomma, su per giù è quello lì, che ha la forma di una stella. Vediamo se ho una forma stellata, penso di sì. Vediamo tra i miei attrezzini, ma spero di avercela, eccola, sì, ce l'ho. Quindi, e posso anche creare il biscotto che sta andando adesso tantissimo di moda, che è tipo il pan di stelle. Poi che si fa? Si prende un pochino di impastino bianco. Se avete la possibilità di fare delle piccole stelline a contrasto, le mettete sopra. Io adesso uno stampo piccolo da stella non ce l'ho, vi dico la verità. Quindi forse sarà una delle prime cose che compro appena posso.
E quindi anche in questo caso potete darvi da fare in questo senso, ok? Questo adesso lo potete assolutamente conservare, e anche se le fate, comunque oggi la mattina con qualcosa in colazione la facciamo, Io per esempio amo il tè, però amo i biscotti nel tè, ok? Olè, ci siamo. Per chi si sta collegando adesso, non lo so perché non guardo il telefonino in questo momento, abbiamo fatto i biscotti da inzuppo, una delle colazioni, diciamo una base di colazione che possiamo assolutamente farci in questo periodo, senza dover uscire sempre di casa. Tanto sono gli ingredienti, sono semplicissimi, abbiamo bisogno solo di burro, farina, un uovo, dello zucchero e un pochino di lievito, ok? Quindi diciamo che il gioco è fatto. Anche se li fate più grandi, non vi preoccupate perché poi li potete dimezzare, ok? Non so se mi state vedendo, spero di sì. Dopo vi controllo. Olè, ci siamo, anche questi sono fatti. E così via, ok? Adesso che cos'è che si fanno? Questi si vanno a cuocere a un forno, come ho già detto, un forno statico a 160 gradi e si cucinano per circa credo 20 minuti. Sì, perfetto, 20 minuti. Altra cosa, guardate, vi do un'altra indicazione. Se io invece, oppela, non voglio mischiarlo, se invece voglio fare il classico da inzuppo, allora faccio proprio la forma rettangolare che mi viene richiesta. Avete bisogno però di passarli nello zucchero, ok? Quindi adesso si va a fare la forma rettangolare, quindi vi create un panetto rettangolare alto circa un centimetro, che la forma che dovete avere circa è questa qua, guardate, ve la faccio vedere, vedete? Questa qua che ha questa forma un po' allungata. Io sono sincera, non mi fa molto morire, cioè non è che piace molto la forma. È vero che non è la forma che ci farà cambiare il gusto, però a volte si mangia anche con gli occhi, non so voi, ma a me spesso mi fa così. Ok, quindi adesso andiamo a tagliarli come ci fa vedere proprio la ricetta. Quindi dividerò questo in tre e poi vengono passati nello zucchero, ok? Quindi prendo un pochino di zucchero e vi faccio vedere come si fa, ok? Ci siamo, eh? Li appoggio un attimo qua. Ci mettiamo dello zucchero. Vado a tagliarli. Poi questo dipende da voi, eh? Sempre la grandezza la decidete voi, però all'incirca è così. Poi la vado a affinare, in questo caso vado a fare proprio la forma che mi richiede. La passo nello zucchero, ok? Quindi vado a fare questo passaggio. E si va a mettere sulla teglia precedentemente preparata, quindi l'altezza deve essere circa di un centimetro e la larghezza, quindi diciamo così, la decidete voi, Ok, quindi se invece volete fare un pochino di testa vostra, libere di fare, perché con la pasta frolla veramente possiamo dare spazio alla nostra fantasia, ok? Quindi anche questa la andiamo a rimettere qua e così via. In questo caso, ripeto, se volevamo fare il doppio colore bastava mettere l'impasto sottosopra come abbiamo fatto con questo e ci veniva un biscotto doppio con metà di frolla bianca e metà frolla al cacao, ok? Quindi adesso che ci rimane solo di cuocerlo, questa ricetta, lo ripeto, si chiama e biscotti da inzuppo e nasce proprio dalla Cookidoo, che è la nostra piattaforma di ricette che ci prevede in questo momento di reclusione casalinga per aiutarci ad utilizzare il meglio al bimbi e soprattutto di non uscire spesso di casa, ok? E cercavo di farvi vedere delle cose ovviamente veloci e soprattutto che non abbiano tanti ingredienti, però se avete necessità di qualcosa andate a curiosare, perché magari l'ho fatto nel tempo sul canale YouTube, magari cercate un primo piuttosto che un secondo, che un contorno, ok? Andate a cercare lì se avete necessità di vedere qualche altra cosa, perché magari ho già fatto questa cosa che invece a voi serve, va bene?
Grazie, ho ricevuto tanti messaggi ieri sia della pastiera che del casatiello. Sono contenta che vi sono stata di aiuto in qualche modo. Questo mi fa capire che questo canale, il canale YouTube e la nostra pagina Facebook hanno un riscontro che ci fa, insomma, pensare di aiutarvi in qualche modo. Veramente siete in tanti e sono contenta perché mi avete scoperto in questo periodo di reclusione casalinga, come la intendo io, ok? Quindi dopo lo sapete, vi metto sotto la ricetta, rispondo a tutte le vostre domandine e soprattutto vi faccio vedere il prodotto cotto. Vedo che chi mi segue sa che quello che sto dicendo in questo momento corrisponde a verità, ok? Quindi adesso vi metto qua tutte le cosine che abbiamo appena preparato, così le vedete tutte insieme e così via, ok? Spero che sono stata chiara, ma laddove qualche passaggio non vi è chiaro, mi raccomando di farmelo notare sotto nei commenti, così riusciamo a capire dove non sono stata chiara, ok? Perché il problema è che non è che non mi capite voi, perché sono io che a volte magari do per scontata delle cose che in questo momento magari a voi servono. Poi cosa dirvi? Che Pasqua è tra poco, quindi mangiate poco, perché adesso ci stiamo veramente ingrassando tantissimo, perché abbiamo anche poca, diciamo, possibilità di poterci, muovere. Però, cioè, vi do questa informazione, sempre sulla Cookie Doo, ci sono delle ricette che praticamente sono proprio per una buona salute, quindi ci sono tutte cose anche cotte in un determinato modo che ci aiutano ad usare meglio il bimbi e soprattutto di non prendere tante calorie, ok? Allora, che cosa vi posso dire? Che ci vediamo domani, non vi assicuro se sabato sarò presente perché sicuramente avrò da fare tantissimo e poi diciamo che la difficoltà più grande che cosa vi posso preparare in maniera veloce. Allora, o mi date un suggerimento che vi possa aiutare, mi era venuto in mente di farvi vedere la pasta fatta in casa con gli spinaci. Forse l'unica cosa che vi posso fare è questa, che è una pasta fatta in casa e magari la mangiate la domenica di Pasqua. E se per voi va bene, facciamo questa. E poi che cosa? Grazie come sempre per seguirmi, perché il nostro appuntamento è diventato ormai assolutamente importante. Vedo che mi aspettate, soprattutto io cerco di organizzarmi per essere puntuale per le 6. E anche per oggi, e io resto a casa con bimbi, è tutto. Spero che abbiate gradito questa ricettina particolare e soprattutto, insomma, particolare nei movimenti, ma non perché gli ingredienti sono semplicissimi. Date spazio alla vostra fantasia, potete scrivere anche come ho fatto io ieri con le meringhe. Io resto a casa, andrà tutto bene. Ho anche il nome della persona in questo momento che amate tanto e volete regalargli una bella colazione dedicata anche al nostro figlio, se non al marito, figlia, quello che sia. Ok? Lasciatemi un commento, vi ringrazio sempre per seguirmi, un abbraccio a tutte virtuali, ci vediamo domani, ciao ciao!